Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Pokémon Mystery Dungeon Esploratori del Cielo. Oggi affronteremo il quinto capitolo, direi quindi subito di proseguire e vedere quel che ci aspetta. Posso avere la vostra attenzione? Devo fare un annuncio importante. A nord-est, molto lontano da qui, c'è un luogo chiamato Foresta Arcana. Nella Foresta Arcana il tempo sembra essersi fermato. Eh? Ehi, cos'hai detto? Stai dicendo che il tempo si è fermato? Ehi ehi ehi! Sì, è così. Il tempo si è fermato nella Foresta Arcana. Il vento non soffia più, le nuvole sono immobili. Le gocce di rugiada non cadono dalle foglie, rimangono lì, sospese. Nella Foresta Arcana il tempo si è completamente fermato. Il tempo non scorre più? Ma com'è potuta succedere una cosa del genere? È incomprensibile. Sì, è successo l'inimmaginabile. Perché si è fermato il tempo nella Foresta Arcana? Beh, dovete sapere che l'ingranaggio del tempo della Foresta Arcana è stato rubato. Eh? L'ingranaggio del tempo è stato rubato? Ecco perché il tempo si è fermato. Ehi ehi ehi! Sapevo che era possibile e adesso è successo davvero. Però non capisco perché qualcuno dovrebbe prendere l'ingranaggio del tempo. Fate silenzio. Il commissario Magnezon ha già iniziato ad indagare. È difficile credere che qualcuno osi rubare un ingranaggio del tempo, ma se ne hanno rubato uno, anche gli altri potrebbero essere in pericolo. Il commissario ha chiesto di essere informati immediatamente se notiamo dei tipi sospetti. Quindi ricordatevi di informarci se notate qualcosa. È tutto. Bene gente, prepariamoci ad un'altra intensa giornata di lavoro. Urrà! Ehi voi! Voi due, venite qui. Avete fatto dei buoni progressi, sono rimasto colpito da come avete catturato Drowsy, davvero ammirevole, quindi vi verrà finalmente assegnata una missione degna di una vera e propria squadra d'esplorazione. Davvero? Urrà! Fatemi vedere la vostra mappa delle meraviglie. Devila per la mappa. Borgo Tesoro è qui, e questo è il luogo che vorremmo farvi perlustrare. Vedete? Qui c'è una cascata. Al primo sguardo sembra una normale cascata, ma abbiamo informazioni secondo le quali la cascata potrebbe nascondere un segreto. Ed è qui che entrate in gioco voi. Vogliamo che indaghiate presso la cascata per stabilire se le voci sono vere. È tutto. Avete capito quali sono gli obiettivi della missione? Sì, tutto chiaro. Ottimo. Bene, vi lascio alla vostra minuziosa ispezione della cascata. C'è qualcosa che non va? Stai tremando? Stai bene? Sì, sto bene, è solo l'attesa che mi rende un po' nervoso. Questa sarà la nostra prima vera missione come squadra d'esplorazione, sono un po' emozionato. Sì, sto per scoppiare dall'emozione, facciamo le cose per bene, Devil. E vai, ok. Quindi ragazzi... Devil e anche Shinx. Veniamo subito interrotti da Chimeko. Chimbo, non lo so come si chiama. Ciao, cosa succede qui? Sto inaugurando il mio raduno. Chimeko. E devo dire che lo sentivo anche nell'anime, non me lo ricordo. Comunque, sto inaugurando il mio raduno. Raduno? Sì, per organizzare la tua squadra. Hai mai pensato di aggiungere altri membri, Shinx? Altri membri? Perché no? Sarebbe bello ampliare la squadra. Se ci fossero altri Pokémon oltre noi due, avremmo la vita più facile quando esploriamo i dungeon. Bene, allora dovete iniziare a reclutare altri membri. Ah sì, e da dove iniziamo? Suonerò la campana dell'amicizia per voi, team di Discord. Ecco qui, evviva! Ok, suona la campana dell'amicizia. Adesso il team di Discord può reclutare altri membri. Dici davvero? Sì, d'ora in poi, quando affrontate dei Pokémon nei dungeon, potreste guadagnarvi il rispetto di alcuni di loro. Questi potrebbero chiedervi di unirsi al team di Discord. Una volta reclutato un Pokémon, potete portarlo con voi quando esplorate un dungeon. Per portare con voi un Pokémon, visitate il mio raduno, poi scegliete quali membri devono unirsi alla squadra. Venite a trovarmi quando volete cambiare i componenti della squadra. Oh wow, grazie! Perfetto, per ora le missioni non ci interessano perché abbiamo una vera e propria missione d'esplorazione. Sì, così si definisce, vero? Che succede? Ci sono delle scale qui. C'è scritto qualcosa sul cartello. Cosa dice? Caffè di Spinda, luogo di sogni e di speranze, grosse vincite, prossima apertura. Sembra che presto aprirà un nuovo locale, ma cosa vorrà dire quel luogo di sogni e di speranze? Chissà di che locale si tratta, torniamo a controllare quando avrà aperto.
Assolutamente sì. Per ora, ragazzi, dato che dobbiamo partire, andiamo un po' a vedere come organizzarci, ecco. Allora, depositiamo i nostri soldi. Sì, potrei anche prelevarli, eh. Più che altro devo vedere se al Cochrane Market oggi vendono derivita al seme. Non so perché, ma secondo me sì. Ti do il benvenuto al magazzino. Oh, dai pure un'occhiata alla merce in vendita. Vedete, c'è un revita al seme e sì, quindi direi subito di comprarlo. Quanti oggetti posso portare nella mia borsa al momento? 24 e ne ho 23, ok. Allora, ti do il benvenuto, deposita. Decidiamo un attimo cosa depositare, organizziamoci. Il fioco balto me lo porto, geosasso, semisalute, bacca arancia, esca sfera non mi serve, bacca liegia, seme base assolutamente no, bacche pesca. No, sono troppe. Qualcuno la porta, ma le altre no. Bacca arancida, oddio. Bacca arancia, assolutamente me la porto. Depositiamo. E va bene, ecco fatto. C'è qualcos'altro preleva? Vediamo. Al momento abbiamo 15 strumenti su 24 che possiamo portare e 19 su 64 che possiamo depositare. Quindi bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti a quanti strumenti si depositano. Vabbè, direi di prendere un seme fuoco che può sempre rivelarsi utile, però non facciamo così perché altrimenti ci mettiamo una vita. Quindi un Elixir Max, un altro, ma no, ne abbiamo già, quindi va benissimo. Va benissimo. Adesso prelevo i soldi per comprare il Revital Seme e poi partiamo, ragazzi. Un po' di preparazione è sempre molto utile. Oh, mi dispiace. Eh no, volevo dire preleva. Quanti soldi vuoi prelevare? Preleviamone. Ah, ok, purtroppo non posso tornare indietro. Preleviamone 1000 esatti. Così vedo anche. Mi sembra di aver visto una bacca arancia. Le bacche arancia anche sono molto molto utili. Quindi sì, compriamole finché possiamo. Perfetto. Poi l'altro Kecleon è troppo caro per le MT e le altre cose. Adesso vi faccio vedere, ma veramente troppo caro. Allora, sì, non c'è null'altro che mi serve. Molto bene, desideri qualcos'altro? Ok, vediamo un po', vediamo un po'. È difficile credere che siate. Ok. Ah, sì, si stanno congratulando con noi per aver arrestato Drosy. Ah, al momento qua hanno solamente delle sfere, quindi non sono molto cari. Però sì, più in là sbloccheremo anche le MT. Va bene, allora abbiamo finito con i preparativi. Direi che possiamo immergerci nella foresta arcana. Ah, ok, no, non è la foresta arcana. La foresta arcana è quella dalla quale hanno rubato l'ingranaggio del tempo. Questa è la cascata segreta, ok? Andiamo quindi nella cascata segreta a vedere quello che ci attende. Quindi questa è la cascata che dovrebbe celare un segreto. Wow! L'acqua scorre davvero impetuosa. Proviamo ad avvicinarci alla cascata, Devil. È vero, è incredibile. Quant'acqua scende qui? Wow! Vedi, è incredibile. Se qualcuno cadesse sotto questa cascata, scommetto che si farebbe molto male, ma vista l'acqua scenderebbe così violentemente. Da dove iniziamo a cercare? Qualcosa mi sembra familiare. Un altro capogiro come quello di prima. Sta succedendo di nuovo. Ho visto qualcosa. Ma cos'era? Che succede, Devil? Cosa? Hai avuto un'altra visione, ma questa volta hai visto un Pokémon saltare in questa cascata e non è tutto? C'è una caverna nascosta dietro la cascata. L'acqua sembra scendere davvero forte. Pensa se in realtà ci fosse una parete di roccia dietro la cascata. Aia, se provassimo a saltare potremmo farci male. Quindi, Devil, cosa ne pensi? C'è davvero qualcosa dietro questa cascata? Pensi davvero che ci sia una caverna lì dietro? Beh, va bene, ti credo, Devil. Sì, mi fido ciecamente di te, Devil. Ok. Ok, devo avere coraggio adesso. Se mi faccio prendere dalla paura e non salto a tutta velocità, rimarrò schiacciato qualsiasi cosa faccio. Se salto, devo farlo senza la minima esitazione. Sii coraggioso, sii il più coraggioso di tutti. Sono pronto, andiamo, Devil. 3, 2, 1, adesso! Oh,
Bellissimo, bellissimo. Ai ai ai. Dove siamo? Sì, è una caverna. Avevi ragione, Devil. Andiamo a esplorare questa caverna. Vediamo quali segreti nasconde. Ok, grotta della cascata. Attacco rapido per il momento a segno. Ok, fantastico. Siamo spawnati davanti alle scale. Vabbè, ci sarà sicuramente modo per esplorare. Proseguiamo quindi. Più che altro, ragazzi, non voglio procedere molto velocemente perché più si va avanti nel dungeon e più i livelli dei Pokémon aumentano. Se voi non fate molto allenamento e vi precipitate subito alla scala, magari evitando tutti i Pokémon, rischiate di prendere un sacco di mazzate dai Pokémon dei livelli superiori. Ovviamente se poi avete un buon allenamento alle spalle non vi dovete preoccupare di questo, però se state andando veramente lentamente, o meglio velocemente, sì, se state andando velocemente un po' seguendo solo i dungeon del gioco rischiate questo che vi ho detto. Allora, un attacco rapido, un altro attacco rapido. Una cosa che odio è quella di non riuscire a one-shottare i Pokémon del dungeon. A proposito, sì, li ho acquistati, il Revitalize e la Baccarancia. No, ogni tanto ho paura di premere B e poi ci penso più tardi, vabbè. Allora, una cosa che voglio chiedervi, ragazzi, dato che abbiamo appena iniziato e la maggior parte di voi starà guardando qua. Oh, ci sono un sacco di Pokémon. Volevo chiedervi, molti mi stanno dicendo di far vedere sempre i dungeon e altri invece mi stanno dicendo che preferiscono, diciamo, tagliare le parti meno importanti. Fatemi sapere un po' la vostra se preferite vedere tutta l'esplorazione oppure se preferite vedere solo le cose più importanti. Sinceramente, oh, Hooper vuole unirsi alla squadra, ok. Stavo dicendo, fatemi sapere insomma se preferite vedere solo le cose importanti oppure se... Tanto inviamolo alla Gilda, oppure... Ok? Oppure se preferite vedere tutto. Vi stavo dicendo anche un'altra cosa. Ah sì, ecco, io assolutamente non faccio come molti altri hanno fatto, sia italiani che americani, in questo gioco di saltare i dungeon e far vedere solo i dialoghi. Assolutamente no, secondo me la parte più divertente sono i dungeon. Quindi tagliarli totalmente non lo farò mai. Non lo farò mai. Però, appunto, adesso non so se tagliare le cose meno importanti oppure no. Ad esempio, questa scena la taglierei perché semplicemente sto affrontando un Wooper, non è nulla di eccezionale. Beh, fatemi sapere un po' la vostra. Ce la faccio ad utilizzare un attacco rapido, no, eh? Oddio, mi ha diminuito la precisione. Shinz, aiutami tu. Magari non con Full Mi Sguardo. Adesso solo. Oh, fantastico, ho rischiato moltissimo, eh. Ho rischiato moltissimo, però ce l'ho fatta. Va bene. Allora. Vedete, ragazzi, come vi ho detto prima, non è semplice. Ok, un bel attacco rapido. No, no, non voglio rischiarmi. Mangio una baccarancia e sto tranquillo, perché i Pokémon potrebbero sbucare da qualsiasi angolo e non ho la possibilità di fare One Hit KO come preferisco. Allora, Nastro Specs. Secondo me aumenta l'attacco speciale. Ok, infatti. Oh. Purtroppo ho esaurito anche gli attacco rapido. Per fortuna sono riuscito a far tentennare questo Barboach e adesso posso mandarlo KO. Perfetto. Allora, continuiamo a proseguire. Sto avendo abbastanza sfortuna con questa scala, eh. E poi già al piano 4 i livelli non mi sembrano bassi, ragazzi, eh. Sì, hanno molti punti salute i Pokémon. Va bene, oh, un bolla dalla distanza che fa 20 punti salute, oddio, quanti punti hai, Shinx? 25, vabbè, puoi reggere anche un altro bolla, perfetto, questo è l'importante. Qua troviamo un Elixir Max, ho preferito non portare troppi Elixir Max perché lo so, ragazzi, che alla fine si trovano un po' in tutti i dungeon. Vediamo se può. Ah no, giustamente non ho attacco rapido al momento. Lo so che si trovano un po' in tutti i dungeon, quindi mi sembra inutile portarli e sprecare spazi nella borsa. Allora, lanciamo questo Geosasso. E adesso un morso. Più di 32 punti di salute li hanno, intorno alla cinquantina, secondo me. Devo stare attento perché. Devo stare attento, dicevo, perché questo schifo ha. Oh, perfetto, 50 punti. 40 punti di danno è ottimo. Chissà perché gli ho fatto così male. Ah, forse perché mi ha utilizzato. No, non ricordo cosa mi abbia utilizzato. Vabbè, allora. Attenti al bolla di questo coso perché potrebbe mandarci KO.
Potrebbe mandarci capo. Ok, per fortuna abbiamo trovato le scale anche di questo piano. Non so se sia un bene oppure un male, stando al discorso che vi ho fatto prima, trovarle subito, però... Però, vabbè. Allora... Oh, un Tangela, che bello, che bello. Tangela avrà tantissimi punti salute. Dormiamo, dormiamo. Limitazione addirittura. Ok, fulmi sguardo. Ah, ho capito, prima abbiamo fatto così male perché Shinz ha utilizzato... Oh no, oh. Dov'è la strip close? Ok, per fortuna, Shinx sarà a livello 11. Ottimo, ottimo, ottimo. Devil dorme, Devil dorme, Devil dorme. Presto saliremo anche noi di livello. Saliremo anche noi di livello ed è un'ottima cosa perché guadagniamo punti salute in più che sì, sono indispensabili per la buona esplorazione. Ecco, allora io direi di lanciare un Geo Sasso a questo Wooper, così si avvicina e adesso posso morsicarlo. Sono contento, riesco spesso a far tentennare con morso. Vuole imparare una nuova mossa e vediamo se quella che credo io. Esatto ragazzi, palmo forza, scordiamo resistenza e impariamo palmo forza. Finalmente la prima stab che i nostri Pokémon apprendono. Palmo forza, mossa veramente ottima ragazzi. Può addirittura anche paralizzare stab, fantastica, fantastica. Ah, ok, volevo inaugurarla bene però purtroppo... contro un Grimer non è proprio il massimo, Non è assolutamente proprio il massimo. Andiamo di morso, quindi perfetto. Invece contro questo cosetto palmo forza lo uso. Aia, aia. Devo sperare che palmo forza faccia il miracolo. Oddio, no. Mangiamo un attimo il semifuoco. No! Ah, dai, volevo fare la cosa figa. Vabbè, ragazzi, sono stato punito. Vabbè. Purtroppo ho fallito quel palmo forza indispensabile e sono morto. Ho sprecato quindi il Revital Seme come un matto. Ok. Ok. Siamo arrivati... Wow, guarda, Devil. Guarda come luccicano tutte queste gemme. Ehi, dai un'occhiata lì. È una gemma gigante. Magnifica, non avevo mai visto una gemma così enorme. Questo è un tesoro incredibile. Rimarranno tutti a bocca aperta quando torneremo con questa. Shinz prova a prendere la gemma gigante. No, non si muove. È proprio incastrata. Puoi provare tu, Devil? Devil si avvicina alla gemma gigante. È completamente incastrata, non si sposta di un millimetro. No, niente da fare. Quindi non riesci a spostarla neanche tu, Devil. Ma non possiamo arrenderci così. Probabilmente se ce la mettiamo tutta riusciremo a ottenere qualche risultato. Voglio provarci un'altra volta, Devil. Shinz prova ancora a spostare la gemma enorme. Non si sposta di un millimetro. Oh no. Sta succedendo ancora. Ma era... Non riesco a spostarla. Spinge senza volerlo la gemma gigante. Cosa sta succedendo? Oh oh. Wow, un'inondazione. Ah. Sì, questo ha fatto veramente male. Wow. Cosa? Dove siamo? Ehi là! Ehi, voi due, state bene? Da dove venite? Avete spaventato tutti. Dove ci troviamo? Questa è la sorgente termale. Sorgente termale? Esatto, questa è la sorgente termale. La sorgente termale è un vero toccasana per i muscoli affaticati e le giunture scricchiolanti. Molti Pokémon vengono qui. Ditemi, giovani amici Pokémon, avete una mappa? Mappa? Oh, se intendi la mappa delle meraviglie, ce l'abbiamo. Apritela un attimo. Così si bagna tutto, eh? Si bagna tutta. Ecco, siamo qui. La sorgente termale si trova qui. Oh, capisco.
La cascata è quindi di sopra, quindi... Ehi, guarda qui, Devil. L'acqua ci ha trasportati fin qui. Cielo, è stata l'acqua a farvi arrivare fin qui. Deve essere stato un viaggio molto lungo. Lasciate che la sorgente termale vi allievi la stanchezza prima di andare. Ottima idea, lo faremo. Grazie a tutti voi. Ah, che bello. Vuoi salvare l'avventura? No, grazie. Vediamo se ho capito bene. Dietro la cascata c'è una caverna. Nella parte più profonda della caverna si trova una gemma gigante. Quando avete spinto la gemma si è attivata una trappola di qualche tipo. E sorprendentemente avete raggiunto la lontana sorgente termale. È questo il succo della vostra storia? Sì. La cosa deludente è che non ci è stato possibile portare con noi la gemma. No, 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 assolutamente no. Questa è una scoperta importante. Davvero? Senza dubbio. Dopotutto, la presenza della caverna dietro la cascata, nessuno ne sapeva niente fino ad ora. Oh, capisco, abbiamo fatto una scoperta. Quando ho avuto quei capogiri, l'ombra del Pokémon che ho visto... Quella forma... Ho già visto quella forma. Quella forma è impossibile sbagliarsi. Assolutamente. Quello era Wigglytuff. Il Wigglytuff. La vostra scoperta è fenomenale. Devo informare il capitano. Cosa c'è, Devil? Stai dicendo che Wigglytuff è già stato alla cascata? No, no, assolutamente no. È impossibile. Se fosse vero, il capitano non mi avrebbe ordinato di ispezionare quel luogo, giusto? Tuttavia, visto che insistete, chiederò al capitano. Perché non vogliamo tenersi il merito della scoperta? Che strano. Ah, perché non vogliono tenersi... Ah, sta dicendo tra sé e sé. Oramai dovrei esserci abituato. Gli apprendisti sono proprio strambi a volte. Cosa stai dicendo, Chatot? Niente. Comunque, vado dal capitano per verificare quello che mi avete detto. Aspettate qui, per favore. Allora, com'è andata? Quando gliel'ho detto, il capitano si è messo a rimorginare un po'. Poi ha detto, oh, ricordi, dolci ricordi, badaboom. Poi ha ballato per un po', dopodiché ha detto, sì sì, a pensarci bene, forse ci sono già stato una volta. E questo è esattamente ciò che ha detto il capitano. Per riassumere, è come sospettava Devil, è già stato alla grotta della cascata. Oh, è così, che delusione, pensavamo di aver scoperto un nuovo posto. Se solo Wigglytuff ce l'avesse detto subito. Il capitano può essere alquanto imprevedibile a volte. Neppure io capisco cosa pensa. Beh, mi dispiace per voi. Cioè, nonostante, mi aspetto che facciate del vostro meglio domani. Uff. Beh, dai, abbiamo fatto la nostra prima esplorazione. Quindi assolutamente non male. Viaggio non troppo lungo e va bene così, assolutamente. Oggi è stata una giornata molto faticosa, dovrei andare a letto presto. Oggi ne sono successe di cose, vero? Ma sai una cosa? È stato divertentissimo. Certo, è stata quell'enorme delusione. Ma è la nostra prima esplorazione, pensavo di esplodere dall'emozione. Mi ha fatto sentire felice di essere diventato un membro di una squadra d'esplorazione. Sono sicuro che un giorno risolverò il mistero del frammento antico. È il mio sogno. Se riuscissi a realizzarlo, sono sicuro che sverrei dalla gioia. Ma sul serio, grazie. È grazie a te che posso esplorare, Devil. Già. Sii coraggioso. Sii il più coraggioso di tutti. Sono un gran fifone, eppure sono riuscito a trovare il coraggio. È stato grazie al fatto che tu eri con me, Devil. Grazie davvero, Devil. Oh sì, sai, stavo pensando, ho notato una cosa riguardo ai tuoi capogiri, Devil. Quando ne hai avuto uno stavi sempre toccando qualcosa. A pensarci, Shinz ha ragione, quando ho sentito Azuril gridare... Sì, assolutamente, però non farmeli rivivere tutti, che già conosciamo la storia. Ci dispiace di averla disturbata. E quell'altra volta? Ok, ce li fa rivedere tutti. Ops, scusa. E quando stavano esplorando la grotta della cascata? Ah, beh, questi sono abbastanza rapidi. Vuoi provare tu, Devil? È vero, stavo sempre toccando qualcosa quando si sono verificati i capogiri. Quando tocco qualcosa ho una visione collegata ad essa, giusto?
C'è un'altra cosa, quando abbiamo salvato Azuril hai visto qualcosa nel futuro, ma questa volta hai visto Wigglytuff che entrava nella caverna, vero? Il che significa che questa volta hai visto qualcosa che è avvenuto nel passato. È vero, in altre parole, Devil, se tocchi qualcosa ne vedi il passato o il futuro, hai un'abilità tutta particolare. Credo che potrebbe essere una cosa importante, potresti usarla in un sacco di modi, e non solo per esplorare, questa abilità potrebbe tornare utile in molte situazioni, è fantastico, Devil. Beh, sì, immagino sia così, ma non significa che io abbia una visione ogni volta che tocco qualcosa. Sarebbe utile se potessi avere visioni a comando, ma... Ehi, voi due, il capitano vi vuole vedere immediatamente. Capitano, gli ho portato il team di D-Squad. Capitano, capitano. Ullala, la vostra squadra si è data molto da fare oggi, molto molto, ma non preoccupatevi, sono sempre al corrente delle vostre attività. Devo dirvi perché ho voluto vedervi. Abbiamo intenzione di organizzare una spedizione a breve. Una spedizione? Sì, la Gilda andrà ad esplorare qualche luogo lontano. È molto più difficile che esplorare le aree qui vicino, quindi dobbiamo prepararci per bene al grande viaggio. Sceglieremo con cura quali membri della Gilda prenderanno parte alla spedizione. Davvero? Normalmente non prenderemo in considerazione delle reclute, mai e poi mai. Ma voi due state lavorando così tanto, per questo motivo abbiamo deciso di fare un'eccezione questa volta. Abbiamo deciso di includervi nella lista dei candidati per la spedizione. Davvero? Calma, calma, non vi abbiamo ancora scelto per la spedizione. C'è ancora tempo prima della partenza. Se non lavorerete con impegno, non vi sceglieremo. Sono sicuro che potete farcela. Fate del vostro meglio. Sì, una spedizione non è emozionante, Devil? Mi batte forte il cuore, facciamo del nostro meglio, così ci faranno partecipare alla spedizione. Capitolo 6, il team teschio. La mattina dopo. Sveglia, è mattina. Ok, grazie Laudred come al solito per averci svegliato. Io direi che possiamo concludere qua la parte, ragazzi. Io vi ringrazio per la visione, ci diamo appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti!